Ancora siamo qui per seguire Lazio, questo Lazio, io no, siamo nel 30° minuto, non so lunga. Marolo, la rebraccia di Buffon, si è alzata la barriera, però era così troppo bene, però era proprio, no, si è alzata, però è andata, ha trovato un angolino, a dirvelo. E qua proprio ve l'ho detto, però noi in Birbighera ce le pare proprio una, ancora la Lazio, ancora i laziali, perché queste emozioni di prima, una munizione davvero strepitosa, perché ha trovato un angolino proprio basso e ha potuto mettere la sera un po' più forte e riusciva a spiazzare Gianluigi Buffon a mettere il 2-1, per la Lazio. Mi ricordo Lazio 0, Juventus 2, la rete di Gentiletti al 6° e 13 secondi, mentre al 31esimo e 32esimo Paolo Dybala il secondo gol, che è fenomenale, 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 fenomenale. Qui ancora vale per Lazio. Ancora palla per la Lazio, che prova a calciare, ma non calcia bene, però recupera comunque palla. Ancora palla per la Lazio, ancora arriva, i laziali arrivano, hanno i laziali, ancora palla per i laziali. Andiamo a vedere cosa succede. Ancora palla per il passaggio per il terzo, non ci fanno un po' di passaggi, e qua secondo me arriva l'errore che commette la Lazio, giocare solo di passaggi, perché più giochi di passaggi e più va bene, no, più stai a costruire secondo me, e più stai a costruire gol, fanno parata su, che era il tiro parata di Gianluigi Buffon. Come vi dice, ecco, vedete, Felipe Anderson, no, Keita, io scusate, era Keita, però quello che io dico è che più sai costruire e più sai far bene, anche se fa meno passaggi, meno passaggi, e mentre il Lazio fa più passaggi, fanno più passaggi, ragazzi, se tu fai più passaggi non ce la fai. Più passaggi, tu non arrivi in tempo a costruire un'azione come sta facendo Lazio questa sera, perché secondo me di passaggi, solo di passaggi, ma per questo deve continuare, va, anche occhio alla Juventus, occhio alla stata del pallone laziali, ancora con la mano fallo qua, fallo. Un giocatore laziale, però prima c'era la mano, si vedeva che era una mano proprio messa messa proprio bene la mano, il giocatore della Juventus, quindi era fallo prima. Adesso non c'è fallo, c'è fallo adesso, però prima, se non hai dato fallo prima, non lo dai neanche adesso, però ancora rivediamo il giallo che si è preso prima in precedenza, Alex Alessandro. Adesso un giocatore mi sa che deve uscire, almeno capire chi è. Ancora bello per Felipe Anderson per tenere l'attacco, ancora provare a muovere la Juventus, ancora vale per la Lazio. Ricordo che Alessandro Mari gioca Alex, ancora Ibrahim, Keita, calcio punizione e giallo, giallo per, andiamo a vedere, terzo giallo per la Juve, terzo giallo per Ibrahim, terzo giallo per la Juve, scusami. Ciao, vedi, va, che ci sono dietro là. Grazie.
Vabbè, se funziona per la Lazio. Andiamo a vedere. Sono 24 5 metri. Adesso Biglia. Appunto di battuta, solissimo Biglia. Andiamo a vedere. Se segna Biglia e fa un favore che può alzare con regalissimo. Biglia. Deviazione, calcio d'angolo per la Lazio. Mancano 15 minuti alla fine della partita, più eventuale recupero. Ecco qua. Calcio d'angolo, Miglia, bandierina per la Lazio. Il cross con il destro, pallone dentro. Radu. Radu carica questo destro bruttissimo e la manda fuori. Qui ancora siamo alle 30, mancano 14 minuti alla fine della partita, il secondo tempo, quindi ho rivolto, ma comunque comunque Matri ha fatto da ex gol alla Juventus quando giocava in Piella Cagliari nel 2012. Nel 2010, scusa, ancora si pensa, mi dicono dalla regia, mi dicono dai colleghi a bordo campo che potrebbe proprio potrebbe entrare. Ancora va la vera la Lazio, come potrebbe entrare Gian Quadrado, potrebbe entrare Quadrado. Gentiletti, faccio partire il coso, cos'è, questo basta, messaggio per Biglia, Gentiletti, Radu, che dà, Ferreri, Stani, Spuraro, la doppia che dà per il coso, effettuato, altra parte per il coso, la ponta, sponda, lascia l'interno dei ghilini, che avanti per avanti, quelli che Anderson non la tiene, Dybala, bene Biglia Maurizio, noi ancora di Lazio, possesso palla per la Lazio, ancora possesso palla per la Lazio, sta strillando sui giocatori rigori e sta strillando, Pioli non l'ha mai battuto da io, questo è un dato di fatto, anche una buona forza. Radu vicino che sta solo per il costo, non trovarlo, rimessa con le mani per la Lazio, ancora Radu, non è quello che si gioca di passaggi, lo ripeto, non si gioca di passaggi, non si gioca con le mani, non si gioca con, non si gioca con i passaggi, non con le mani, si gioca con i passaggi perché tu hai solo passaggi, sbagli, andiamo, ecco dentro, ma Anderson, parole adesso, quali sono i passaggi più difficili adesso? Così adesso, ecco Guetta, dentro Guetta, prova il cross, ma comunque l'ha presa a Sturaro. Riuscito messa per la Juventus. Siamo al 34esimo minuto di gioco di Lazio 0-2. Paolo con i Gentiletti e poi gol di Paolo Dybala. Andremo a vedere anche un esce Dybala e entra Gian Quadrado. 5-4-1 adesso. 5-4-1. 5-4-1 e noi andiamo in super spot.
Eccoci tornati per questa mini pausa. Siamo al 35° minuto della partita. Ecco, ancora mancano 10 minuti più l'eventuale recupero alla fine del secondo tempo. Ha giocato più meglio una Lazio, perché Lazio ha provato per il 2-1, ma non ce la riesce a fare Lazio. Lazio non ce la fa, non ce la fa. Tutte le azioni che ha fatto la Lazio sono bellissime, ma non ne servono a nulla. Mazzagli, tenere la close, ancora Mandzukic, la sponda, non c'è nessuno. Allora, non ha niente di che, non ha dei giocatori più compatti per la Juve, per segnare, ma ha dei giocatori. Abbiamo un po' messo un po' più di peso, visto che la Lazio ha intensificato quello che è proprio il, come dire, ha intensificato proprio quello che è il reparto offensivo, perché non si sa mai, una Lazio può fare un'esplosione del 2-2, però non si sa mai. Abbiamo ancora palla per la Juve e c'è rimessa dal fondo per la Lazio. Un grande esce. Andiamo a vedere. Esce Mario Mandzukic dentro a Alvaro Morata. Tanto per Mario Mandzukic, questa partita, ma non è stato così brillantissimo. In questi minuti è stato brillantissimo. Secondo me cattivano veramente in squadra. Sto più Paolo Dybala, perché Paolo Dybala lui ha tirato, ha fatto anche se non ce l'hanno fatto. Ecco, noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo da poco. Giornate, ho fatto la solita pausa per bere, per la voce, se non riusciamo a finire per una partita ancora. Viene chiuso, intervento falloso su di lui, giallo il quinto per la Lazio, un giallo per Klose, giallo per Klose, giallo per Gentiletti, per Maurizio, giallo per Radu, giallo per Klose, mentre l'avvento del giallo per Mandzukic, per Alexander, per Patrick Evra. Ancora sì, è fallo, è fallo. Tocca anche il pallone Miro Klose. Adesso la cimunzione per la Juventus. Ancora 7 minuti alla fine di questa partita, per eventuale recupero. Calcio punizione per la Juventus, sistema la barriera Marrachetti, sono 28,9 metri dalla porta. Ancora, non devo battere Bonucci, adesso di Bonucci viene rimpallato. Ancora palla alla Juve per Evra, buono per Morata, adesso c'è subito giocatori Juventini ancora non ci alla Juventus, Anderson. Ancora la Juventus. Palle perse del Lazio 45, della Juventus 41, palle recuperate del Lazio 23, palle recuperate del Juventus 22.